Il mondo reale. Scaraventato in un mondo di persone che lottano solo per il potere, incuranti di altri simili esseri umani in gravi condizioni precarie. Spaventato, mi oppongo a quel copione di tanto volere, osservando cuori infranti e fragili situazioni finanziarie. Come condividere tale orrore e non poter intervenire? Odio. Violenza, terrorismo, guerre. È inaccettabile vivere seppellendo l'amore e come morire. Con imminenza, la gente distrugge terre. È incalcolabile. Una simile indecenza che suscita uno sconforto emotivo. L'essere umano che si elimina senza alcuna pietà. Aumenta il crimine. Regna l'impotenza e l'aiuto è tardivo. Quel malessere strano che oscura la libertà. Siamo all'interno di una gabbia, ostaggi di una prigione, anche se camminiamo indisturbati percorrendo la nostra vita. Ma l'inferno ci insabbia e distruggiamo il mondo senza ragione. Non capiamo che siamo errati e che per noi a breve sarà finita. Così facendo pensiamo di essere intoccabili, senza lasciare tracce indelebili che ammalano la terra, senza accorgerci di essere così vulnerabili, utilizzando mille facce che scaturiscono una guerra. Impensabile poter vivere nel sereno con simili atteggiamenti, invece di porgere una mano a chi ha veramente bisogno di aiuto. Imperdonabile quel veleno che infetta le nostre menti. Agire con un gesto umano invece di restare immobile e muto. Non sono né il mondo, né la terra, né l'universo ad errare, ma noi esseri umani incapaci di accettare in pieno l'amore. E siamo instabili in un mondo perverso, senza voler imparare che per essere sani non si deve commettere il medesimo errore. Questo messaggio racchiude la sapienza di Dio. E noi esistiamo per amare il mondo così come lui lo ha creato. È un oltraggio che si trasforma in un logorio. Smettiamo di odiare fino in fondo e formiamo l'amore cancellando il reato.